tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Sempre meno nuovi nati in Italia. Secondo l'Istat, che ha diffuso il rapporto sulla natalità, nel 2014 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 502.596 bambini, quasi 12.000 in meno rispetto all'anno precedente. Il risultato conferma la fase di forte riduzione della natalità in atto da alcuni anni. Secondo lei, perché in Italia si fanno meno bambini? Il problema fondamentalmente è sempre quello economico, perché i bambini costano, di conseguenza purtroppo non è bello da dirsi, ma le persone preferiscono prendere gli animali che sono meno costosi, anche se vabbè costano anche loro, ma sicuramente non come i bambini, e quindi uno è già tanto. Infatti io ho un figlio, ne ho uno solo. Raramente trovi famiglie che ne hanno due e ancora meno che ne hanno tre, perché probabilmente è proprio quello, cioè è proprio il discorso economico. Se i soldi non ci sono, non è possibile mantenere figli. Quindi lei mi sta dicendo che ha rinunciato a un secondo figlio proprio per questo motivo oppure no? No, nel mio caso no, non ho rinunciato per questo motivo, però vabbè, mi rendo conto che avendo un figlio comunque sia le spese ci sono, di conseguenza se i figli sono due, sono tre, non è proprio raddoppiato, perché per tante cose si riesce magari, non so, ad esempio i vestiti si possono riciclare, si possono riutilizzare, però per tante altre cose non è possibile, quindi non è semplice. Cosa ne pensa del fatto che circa l'8% dei nati ha una madre di almeno 40 anni? E questo significa che si mette per un certo periodo di tempo della propria vita, si mette al primo posto il lavoro anziché la famiglia, e tante volte si arriva ad avere figli in età avanzata, qualcuno poi alla fine non ce la fa neanche, perché ovviamente nel momento in cui si decide di avere figli non è sempre così facile riuscire ad averli, e si mette al primo posto il lavoro sempre, penso probabilmente, per un discorso economico, cosa che all'epoca dei miei genitori non era così, perché si iniziava a fare figli quando si aveva 20 anni ed era tutto diverso, anche perché all'epoca i figli servivano anche proprio per un discorso di... Vabbè, mio figlio deve esserci sempre, anche se non è inquadrato la voce, almeno ci deve essere. Si facevano tanti figli perché comunque erano delle braccia che si potevano utilizzare proprio sempre per lavorare. Sempre alla fine il mondo ruota intorno al discorso economico, sempre. Scopo meno. Ci sarà un motivo anche per quello? Sì, perché costano troppo i bambini al giorno d'oggi, è quello lì, secondo me. Quando eravamo giovani noi, senza niente, con una caramella si era contenti come aver mangiato chissà che cosa, e adesso... Quindi non è la mancanza di disponibilità economiche, ma il non accontentarsi? Ecco, noi non siamo contenti di quello che abbiamo. E allora salta fuori questo qui. E i bambini crescono come vogliono, come sono, non so. Secondo lei, da parte dello Stato non ci sono sufficienti agevolazioni economiche per le persone? Ce ne sono troppe. Troppe addirittura? Sì. Come mai? Come mai? Perché quando uno non sa cosa c'ha e va in farmacia, ecco, cosa deve dire il governo? Che non siamo capaci neanche di curarsi la pellaccia. Io da che non vado più né in farmacia né dal dottore, perché il dottore a me ha detto alla tua età è tutto da buttare in discarica. Ecco, allora non ci vado più. E allora diciamo che è tutto detto quello. Quindi lo Stato ci aiuta troppo? Troppo, troppo, meno in certi punti. Cosa? In certi punti ci aiuta troppo. E noi cresciamo così viziati. Che la gente litiga troppo attaccati ai soldi. Quindi sono solo i soldi, quindi si bisticcia, c'è rabbia, odio e non c'è amore. Quindi mancanza d'amore, i soldi fanno litigare. Sì, solo i soldi, sono a causa di tutto. Sono influenzato, parlo per mia esperienza personale. Quindi si bisticcia e non si pensa neanche a... c'è una visione negativa, non c'è ottimismo. Secondo lei il governo, lo Stato in generale, potrebbe dare maggiori agevolazioni economiche alle persone? Soprattutto, se non si aiutano i giovani non si aiuta il futuro. E mancano secondo lei? Beh certo, perché tutto, vabbè, un discorso lungo, lobby bancari adesso, vi stiro poi le palle. Cosa pensa del fatto che l'8% dei bambini nati durante il 2014 hanno mamme che hanno almeno 40 anni? Che forse la gente riflette troppo prima di fare dei figli. Bisogna riflettere meno. Sì.